la grande eresia moderna, di cui dai antichi, vengono dagli antichi, i moderni sono così fieri, è l'individualismo. L'uomo è persona, non individuo. Io sono io quando c'è un tu, e io scopro un tu quando amo, altrimenti non c'è un tu, c'è un altro senso. Quindi il dialogo non è un lusso per l'uomo, è essenziale. Il dialogo religioso è il dialogo dell'uomo in profondità. Purtroppo le religioni organizzate, eccetera, eccetera, hanno preso il monopolio della religione, e sembra che il dialogo religioso è un dialogo su credenze. Non è il dialogo umano. Il dialogo umano in profondità, quando non c'è il balbettare di cose intrascendenti. Quando io mi rendo conto che ho bisogno di te per conoscermi, il nostro dialogo è a vicenda, è un arricchimento mutuo. E questo è il dialogo religioso, cercare l'aiuto, non l'aiuto, la collaborazione, preferirei dire la cooperazione, ma queste sono spignolette, spignoli filologiche, non lavoro ma opera o cooperazione dell'altro, per realizzarci a vicenda. Il dialogo religioso non è una specializzazione. Il dialogo umano, quando veramente è umano e non soltanto, direi, non voglio dire animale, perché animali sono grandi esseri, ma utilitaristico, materialistico. Oh, questo è un bel battello. Sì, guarda, il maganga. Maganga! È stata un po' una decisione mia di venire in un posto dove l'induismo era induismo e il cristianesimo nemmeno si conosceva. Veramente, io stavo all'università, e col tempo si andava in tonaca bianca, e nessuno studente sapeva cosa vuol dire quella tonaca bianca. E allora mi sono tuffato nella tradizione dei miei antenati. Pellegrinaggi, tempi, preghiere, pratiche, tutto vivendo così, mai pensando che io facevo un tradimento a una religione che si chiama cattolica, cioè universale, mai rinunciando esplicitamente alla mia identità cristiana e cattolica. E ho detto anche dal punto di vista teorico, se tu non dai scandalo e non abgiuri della tua... le tue credenze, si può fare quello che va. Questo accompagna di studio, cultura, prassi, all'inizio soprattutto la tradizione vedantica. Da tanti anni ho passato io qui. Arriva la Tulsi Ghat, e poi c'è l'Andamai Ghat, là un po' più avanti. L'induismo non ha nome, sono gli altri che ti danno un nome. Sono sampradaya, sono tradizioni. Applichiamo un'etichetta. Come per noi religione, vuol dire religione monoteista, chiaramente definite con frontiere, o questo Islam, questo giudaismo, è chiaro, fantastico, la grandezza, ma forse anche la debolezza. E allora applica anche l'induismo e tutto questo insieme. E non si può ridurre a una unità. Un materialista, un idealista, un ateo, un... può essere indù. Quindi... io dico, l'induismo, l'ho scritto anche tanti anni fa, non ha essenza. Cosa è l'induismo? Ha un'esistenza. È l'esistenza che poi, parlando, è il mio karma, il mio dharma, vabbè. Se non arriva a questo, le cose si semplificano. Anche che me? Beh, io gioco con le parole, religione è quello che si religa, primo, a noi stessi. Se il mio corpo va per una parte e la mia anima va per un'altra, e sono spirituale e materiale, corpo e materia o cartesiano, non ho religione, perché non sono vincolato, non sono religato. Poi chi mi religa, che mi relaziona con gli altri. Una religione assolutamente
non dico monista, ma isolata, non sarebbe religione. Poi che mi religa a tutta la terra, alle piante, agli animali, alle cose, alle stelle. Mi religa, mi fa sentir parte di questa avventura cosmica e che mi relega ancora a questo che si può chiamare il divino, l'infinito, lo sconosciuto, l'ineffabile, Dio o comunque si voglia chiamare. Questo per me è religione. Quando io parlavo e commentando o criticando un grande teologo, Tillich, protestante, quando lui parla e dice e define la religione, mi pare che è una bella definizione anche di ultimate concern, per me dico bello purché questo sia il primo passo. Il secondo è ultimate unconcern. Assolutamente libero. Quindi ti religa e poi tutto questo non sono più catene. È una cosa che ti fa, che ti sostiene, ma che poi ti lascia assolutamente libero. Allora, e tutte le religioni, penso, che essendo progetti, soltanto progetti, di salvezza, realizzazione, benessere, pace, verità, qualsiasi nome potrebbe servire, sono questo, sono progetti di questa salvezza. Fede e questa apertura esistenziale a, punto, si dico a cosa, allora reifico, oggettifico, e allora ogni uomo ha fede, e se fede è quello che ti, l'atto di fede è quello che ti salva, cioè quello che ti fa superare la semplice animalità o razionalità, la fede salva, l'atto di fede è quello che salva. Quando Cristo nel Vangelo dice la tua fede ti ha salvato, a quella donnetta, l'altra, non ha detto le tue credenze in particolare, no, la tua fede, punto basta, il tuo atteggiamento esistenziale a qualcosa più grande di te e che sei aperto e che ti lasci fecondare e influenzare. Questo è fede, ogni uomo ha fede, fede è una dimensione umana viva dell'uomo, fede non è. Come io allo stesso tempo ho una testa, e il pericolo delle credenze è la testardaggine, come ho una fede, come ho una testa, cerco di formulare, di spiegare, di esprimere questo che è ineffabile, che non si può esprimere. E come sto qui, parlo questa lingua, vivo in questo tempo, lo esprimo, lo parlo, lo dico in un linguaggio determinato, che sarà il linguaggio cristiano, che sarà il linguaggio scientifico, che sarà il linguaggio marxista, che sarà il linguaggio shivaita. E allora la credenza non è la fede, la credenza è la formulazione della fede, e alcune credenze sono molto più sistematiche, molto più profonde, molto più convincenti, perché hanno un retroterra, una tradizione, e altre emergono più senza tante radici. Ma ogni fede, per me, se è religione, quello che ho detto prima, ogni fede è religiosa e ogni uomo ha fede, e non bisogna avere soltanto fede. E no, io non ho fede, anche qui gli scolastici lo avevano differenziato molto bene: credere Deum, credere Dei, credere Deo. La fede non è fede in qualcosa, questa sarebbe idolatria. Questo qualcosa è il simbolo, è la Ishta Devata, è quello che permette che io mi esprima e dica sì, e mi serva per, come trampolino per fare il salto. Ma la fede non ha oggetto, la fede. Allora sarebbe un concetto oggettificato, e allora qui comincia l'idolatria. Quando nel buddismo non si poteva fare un'immagine del Buddha,
nel giudaismo non si può nemmeno proferire il nome di Yahweh. Quando nel cristianesimo si dice che Dio è un nome comune, Dio non è un nome cristiano, non è un nome inventato, non è un Allah, per così, anche Allah è comune, ma comunque si vuol dire che non si può dire in nessuna forma o che si può dire in ogni forma. Quando Maestà Eck in latino, pesca tedesco, dice di Dio è innominabile, nomen innominabile e nomen omninominabile, un uomo, un nome che non ha nome, che non si può, in inglese dico supername, o un nome che è nominato in ogni nominazione di qualunque cosa. In sanscrito, nel sud dell'India, uno dei simboli di Dio è A, perché tutte le lettere hanno A. Na, ka, ga, na, ma, na, cha. Quindi questo A che sta in tutte le cose, questo sarebbe un simbolo del divino. Qui, aspetta. Hanuman Gad deve essere questo qui. Ma adesso è... Questo è il fuoco. Ah. Yeah. Accia. Ah, avvi, ma non è. Allora hanno disfatto questo. Allora, se vogliamo andare dove io stavo, possiamo approdare a qualsiasi parte e andare di là. Che fai? Andare più di là. Sì, andiamo qui. Ah, via. Devi notare, vivere e saperti per continuare la metà, tuffarsi con le gambe. E sì, e senza paura. È bello vivere. La vita è il grande dono. E quando non sono consapevole è un dono più bello ancora, ma con questa ambivalenza che a volte mi fa soffrire. Va bene.